ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ho appena registrato il primo episodio e adesso inizio già a registrare il secondo. Vi voglio dare fiducia più che altro perché il gioco mi sta piacendo e lo volevo giocare. Siamo sempre qui su Dragons, l'alba dei nuovi cavalieri. Abbiamo scoperto un pochettino di cose, abbiamo capito come funziona il personaggio, ma dobbiamo andare avanti. Allora, già per esempio, vi faccio vedere una cosa che possiamo interagire ed invertire con i nostri due vari personaggi. Perfetto. La mappa è questa qui. Allora, noi siamo quelli cerchiati, giustamente perché dovrebbero essere quelli là. L'obiettivo dovrebbe essere segnato sulla mappa. Dobbiamo trovare il drago ruggente. Porca paletta, è lontanissimo. Vabbè, andiamo avanti perché abbiamo capito più o meno la dinamica del gioco e come dobbiamo combattere. Questo gioco, per come l'hanno fatto, vi dico la verità, all'inizio era un pochettino triste perché pensavo che avrebbero fatto qualcosa di molto molto più bello. Però mi sta piacendo perché per la prima app risposta il tuo obiettivo sarà attuale. Sì, l'abbiamo già fatto. Noi siamo bravi. Che è quel coso? No. Mi ricorda un po' un gioco. Porca miseria, non mi ricordo come si chiama. Dove in pratica c'era le varie stagioni. Faceva freddo, faceva caldo, bisognava tagliare gli alberi. Faceva anche un po' paura, non mi ricordo. Vabbè, la mappa credo che dovrebbe essere. Sì, perché dobbiamo andare in alto. Forse sto parlando un po' troppo. Vabbè, scusate perché sono un po' gasato dal gioco. Allora, ci siamo già stati. Allora, di qua. Questi ancora non ho capito se si ammazzano. Ah, già, devo stare attento perché qua devo recuperare le erbette. Attenzione. Ma aspettate, ma una cosa. Ah, vedi? Ma non facevamo la cosa più importante. Vedi? E tu ti pari. Vabbè, possiamo quindi anche invertire. Aspettate. No, vabbè. Ha fatto tipo un ruggito, sbaglio, no? Sì, qua prima c'eravamo volcani. So che la mia memoria è confusa, ma sono abbastanza sicuro di non poter camminare sull'acqua. E quindi? Aspetta un minuto, forse potresti congelare quest'acqua con il tuo respiro di ghiaccio. Oh, è vero. Premi LB per passare a scrivere al piccolo patch. Ok, vabbè, forse ho capito. Oh, ma tutto però. Ah, mi ghiacci tutto, wow. E ghiacciami tutto a sto punto, eh. Oh, fantastico. Però noi dovremmo andare sopra, eh. Per cui vado da quest'altra parte. Se guardo un po' la mappa, sì, qua dovrebbe essere chiuso, eh. Preferisco sempre girare un po' perché non vorrei che magari. Sì, no, forse si aprono nuovi orizzonti. Allora, aspetta, perché se no mi inverto di qua. Questo ce lo becchiamo. Sì. Ancora. Sapete che cosa ancora non ci hanno detto? Come. Perché sto recuperando un sacco di roba. Però. In pratica. Tutta sta roba che stiamo recuperando per adesso non serve a niente. Però ci hanno fatto capire che servirà a qualche cosa. Voglio vedere se di qua si continua ad andare. Scusate, lo sapete, io sono uno che gira tutto e guarda tutto. A volte potrebbe essere anche un danno una cosa del genere, però spero che vi faccia piacere che vi faccio vedere tutte le varie cose. Se no poi di un gioco vi godete, come dal mio punto di vista, poche cose. Vabbè, andiamo avanti. Questi ancora non ho capito a che servono. Lo devo spegnere secondo voi? No. Vabbè. Lo capiremo secondo voi? Oh, quello è un drago. Ma se n'è volato, sbaglio. Attenzione che. In combattimento il piccolo patch verrà ignorato dai cacciatori. Ah, oh, di draghi. Perché i suoi attacchi sono troppo deboli per rappresentare una minaccia. Ah, addirittura. Se Scribble viene abbattuto dai cacciatori, il piccolo patch sarà catturato. Vabbè, quindi allora dobbiamo stare attenti, eh. Ah, ma lui combatte però. Oh, attenzione. Hai visto? Dove colpisci, scusami? Attenzione, attenzione. Sì. La so fare anche io la mossa, guarda. Vedi? Ma io sono più bravo.
Ah, custodivate un forziere, ragazzi. Forziere. Questo non si ruba, vero? No. Però è bravo, raga. Aspetta, aspetta. Ah, qua ce ne sta un altro. Bravo. Oh, scusami, pardon. Perfetto. Anche se personalmente là ce ne sta un altro, quindi penso che là dovremmo pe beccare qualcosa di molto meglio. Questo pare che si rompa, vero? Sì, infatti. Andiamo di qua, vieni, vieni. Elmo da vichingo. Oh. Ok. Vediamo un attimo come siamo messi. Scusate. No, mi fa vedere la mappa. Aspetta, vedi. Allora, abbiamo il nostro inventario. Adesso abbiamo tutta la... Vai a mettere oggetti. Ok. Sì, abbiamo incontrato questo nostro amico. Vabbè. Possiamo, penso, anche andare avanti. Attenzione, patch. E qua? Ah, aspetta, qua mi pare che si attiva qualcosa, vero? Attenzione! Porca paletta! Miseria, ragazzi. Allora, attenzione che c'è uno giallo, giallo laggiù che ci sta aspettando, eh. Arrivo, arrivo. Aspetta. Bello, bello. Aia! Ah. Vabbè, fa niente, fa niente. Sì. Quella è la strada e l'avevamo capita. Mi sa che devo curarmi, eh? Sì. Che c'è qua dentro? Grazie. Non vorrei che magari se non ne consumo non me le dà, perché avete visto in pratica la porzione di guarigione. Che fai? Scusate. Andiamo avanti di qua, vieni. Ok, attenzione che qua ci siamo già stati, eh. È un grande albero, Patch. Ok. Scommetto che sarebbe un ponte abbastanza solido. Premi X per agitare la tua ascia e abbattere quest'albero. Va bene, ok. Patch, vai tu avanti, vai, vado io avanti, sì. Gli alberi pure si abbattono? No, questi no, solo quello si abbatte. Dove siamo per adesso? Che sta andando un po'. Ragazzi, che fate? Gli scherzetti? Ci stiamo avvicinando almeno. Sta facendo fare la strada più lunga. Ok. Ah, vieni. Chissà perché ogni volta premo sempre la X per cambiare personaggio. Chissà quale gioco mi permetteva di cambiare personaggio. Allora, facciamo così, guarda. Perché forse è meglio, eh. Ok, ghiacciamo un po' tutto. Magari siamo fortunati che becchiamo. C'è sta niente di qua, eh. Vieni, Skipper, vieni. Vieni, Patch, vieni, Skipper. In base a chi abbiamo, eh. Ok, allora cambio. Devi colpire, eh. Qua non è che c'è qualcosa per noi? Ma manco per niente. Di qua si passa tranquillamente, sì. Decina qualcosa pure per Patch. Niente, solo erba. Attenzione che si sta facendo un po' più stretta la strada, eh. Allora, di qua potremmo anche andare. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa per noi. E poi torniamo indietro. Allora, attenzione qua, eh. Io penso che qua non ci siamo già stati, no? Mi sa di sì. Aspettate. No, non ci siamo già stati. Non farei altro che... Non farei un altro passo se fossi in te. Il mio uncinato non sbaglia mai un colpo e neanche io. Come stai? Aspetta, non vogliamo farvi del male. Mi stai dicendo che non avete nulla a che fare con l'incendio della foresta su Avernholm? No, sappiamo niente.
per niente. Ma Patch, cioè il mio cucciolo di Chimer Drago, ha fatto scappare quei cacciatori. Chimer, che? È una lunga storia, sono Scribble, immagino che tu sia Astrid. Ah, vedo che hai conosciuto il mio ragazzo chiacchierone Hiccup. Stai giù, tempestosa, questi due sono amici. Ah, è bello saperlo. Beh, come tua nuova amica, lascia che ti offra aiuto. Vedo che hai raccolto erbe, che ne pensi di uno scambio? Ah, vedi, alcune delle tue erbe per alcuni dei tuoi miei tonici. Ah, finalmente. Buona idea. Quindi finalmente tutta la roba che abbiamo raccolto, finalmente a qualcosa serve. Uno può avvicinarti ad Asset e premere A per fare affari con lei. Facciamo affari allora. Serve qualcosa? È certo, siamo qui per questo. Allora, piccola salute, tonificante, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. Io potenzierei sicuramente, ok, una piccola salute, un mix speciale di Dragon's Bane e Bocca di Leone che recupera questa quantità. No, facciamo la potenza, scusa. Perché adesso devo capire come ah, forse di qua devo andare. No, attenzione qua. Attenzione, attenzione. Te l'avevo detto, scusami. Di qua stiamo andando sopra, sì. Ok, attenzione perché... Che è successo? Quando inizi a fare così mi spaventi però, Ok, qua c'è un cunicolo, ok. Ah, forse fa così per avvertirci che c'è qualcosa per noi, vuoi vedere? Attenzione, vai vai, mi sono bloccato. Sì, di qua dovremmo andare bene, vai. Queste erbette ce le becchiamo tutte quante. Mi sa che qua... Mi occorri tu, Patch, vai. Ah, ma facciamo un piacere pure a voi, Vabbè. Oh, attenzione. Ah, ok. Mi stavo impressionando. Andiamo. Occhio, occhio sempre, Attenzione. È strano, Patch. Questo posto mi sembra così familiare, anche se non ricordo di essere stato qui prima d'ora. Oh. È la stessa cosa con te, Patch. Mi sembra che ci siamo già incontrati. Ma com'è possibile che se ti sei appena schiuso? Forse ci dice che cosa servono queste cose. Sento che i ricordi iniziano a raffiorare, ma sono confusi. Penso di essere stato uno studioso per tutta la vita. Ma poi c'è l'immagine di un uomo pallido che arriva sulla strada isola in una strana nave che sembrava più adatto a solchiare i cieli che i mari. Sono certo che aveva un grande drago con lui. Potrebbe essere l'ale gigante di quei cacciatori stanno cercando? Mi chiedo dove sia adesso. Non lo vedo contento. Ma secondo me fosse un checkpoint. La butto lì, Poi vedremo, lo so. Continua a premere la X per cambiare personaggio, non so perché, vabbè. Allora, Patch, mi pare che non c'è sta niente. No, quindi avanza, vai. Bravo ragazzo. Qua non c'è niente, vai. Ancora di qua. Qua c'è un ponte. Ok. Allora ci becchiamo questo, che ci può sempre servire. Anche questo. Sto facendo il falegname per adesso. Andiamo di qua. Dovremmo... Diciamo dovremmo esserci, però ci ha fatto fare tutto il giro, Sto tranquillo qua. Che brutto ponte. Ciao. Aia. C'è un gentiluomo che ci aspetta, Bravo. Aia. Ecco, bravo. Perfetto, è morto. Bravo Patch, tu lo stordisci, io lo ammazzo. Allora, quest'albero di qua l'abbiamo rotto. Però mica devo ghiacciare questa roba, no? Proviamo a ghiacciare un po' di qua e vediamo. Oh, avete visto che balzo che ho fatto? Ho fatto un balzo felino. Allora, di qua non credo che ci sia niente. Ora proviamo a vedere.
Grazie. Oh, meno male che non c'era niente. Quanto... Sì. Ci potevi dare tipo un elmetto nuovo, una spada un po' più figa, niente. Vabbè. Avanza di qua, con molta cautela. Attenzione che c'è uno che ci sta aspettando. Ragazzi, mi dispiace, adesso siamo entrati in sintonia praticamente, cioè siamo tutt'uno con l'accetta qua. Becchiamoci l'erbetta di qua che ci può sempre far comodo. E avanziamo. Allora, due strade. Siamo lontanissimi, direi di proseguire di qua. Ecco. Una zuppa, una zuppetta. Attenzione qua, Ecco, Sì, per scansarlo l'ho beccato. No, questo non è l'albero, Ok, spero che questo siano sempre i checkpoint. Vai. Erbetta. Ce la facciamo arrivare? Io penso che ce la facciamo arrivare. Proviamoci. Di qua. Che cos'è quello? E basta sti cavoli, mannaccia voi, mannaccia. Attenzione, attenzione, attenzione che ci seguono all'infinito. Sì. Tipo ti dovresti spostare da là, sennò è... Mazza. Meno male, Non ho capito per quale motivo sparavano all'infinito. Questo dove spara? Non lo so. Ah, di là. Che è successo? Ah. Che vuole questo? Ahia, ce ne stanno due, Due anche potenti. Ma siamo vicini? No, siamo ancora lontani. Non abbiamo paura. Avanziamo. Ahia, questo spara pure da lontano. Ok, 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 ok. Allora. Attenzione, attenzione. No. Se riesco a utilizzare... Forse... Ecco, vedi? T'ho messo nell'angolo. Ah, pure la campanella suonata. Vabbè. Pensavo che fosse abbastanza faticoso. Non ho capito, è un panorama, ci fa vedere la barca. Ok. Dai che ci dovremmo essere? Batti sto coso. No. No, questo no. Ero convinto che era l'albero da battere, invece niente. Occhio. Allora, di qua. A volte ho l'impressione di girare in tondo, Allora, di qua non si può andare da nessuna parte, quindi si bloccherà forse dopo, penso, no? Sì. Occhio. Ah, là non ci sono stato però, Oh. E mo? Ah, di qua, sì. Ciao, ragazzi. Se riesco... Avete visto? Se riesco a beccarlo subito è fritto, È fritto. Ma come bello. Sì, ho capito che ce ne sta un altro là. Non ti preoccupare, Patch. Adesso lo disintegriamo. Vedi? Ormai siamo troppo forti. Sì, sì. Abbuffaci di erba. Guarda che devi ghiacciare qua, Rompiamo prima però. Becchiamoci tutto il materiale che ci serve come il pane. Ammazza quanta roba ci sta. Ok.
Poi vediamo se magari ci serve qualcosa di qua. Ci potrebbe essere qualche forzierino per noi? Non mi pare. No, non c'è proprio niente. Mi dispiace ma non c'è niente. C'è soltanto erba che ti piace tanto. Allora dovremmo... Dove cavolo dovremmo stare adesso? Ah vedi, stiamo là adesso. Ok, quindi ci siamo quasi. Credo che questo sia un altro salvataggio. Sì. Aia. Abbiamo altre visite. Oh, finalmente li ho scansati tutti. Attenzione, attenzione Patch. Vai. È buona, ok, grande. Devi stare soltanto un po' attento adesso che vieni da questa parte. Che ti vedo un po' in pericolo, ragazzo. Tanta erba. Ok. Penso che ci siamo. Ah, ok, mi stavo impressionando perché ho visto... Qua non c'è niente, non c'è niente, vai. Ah no, qua non c'è bisogno di ghiacciare. Ma ci siamo? Ah no, ancora no. Di qua, pensa. Adesso ci dovremmo essere, qui. Ok. Sì, perché questo dovrebbe essere l'ultimo quadro. La mappa trae un po' inganno. Perché forse il fatto che in continuazione giriamo su se stesso, secondo me... Che c'è qualcosa? Dobbiamo stare attenti, eh. Che sti cavoli di cosi fanno male. Ok, altro salvataggio. Penso che ci siamo adesso, eh. Dobbiamo prima affrontare questi brutti ceffi, però. Occhio. Grande, grande, grande. Ok, il primo l'abbiamo subito fregato. Freddato. Ce ne stava un altro, sbaglio, no? Ah, sono andato a gambe. Si è spaventato, forse, no? Hai visto che non c'aveva speranze. Vai, vai. E di qua ci dovremmo essere, mo. Ah, stai ancora qua, stai. Gran bel colpo. Questo praticamente è... Dove sta? Ah, stai qua, stai. Attento Pace, non sembra amichevole. No, so che i miei ricordi sono offuscati, ma non ricordo di aver visto qui globi su altri Dagico prima. Guarda Pace, di qualunque cosa sia pieni sembra che stiano perdendo dei gas. Forse se distruggessimo quei globi si calmerebbe. Libera i draghi distruggendo i globi che gli sono stati attaccati. Ok. Una volta distrutti tutti i globi, il drago si libererà dal loro controllo. Vabbè. Ammazza però. Ah, quello si è proprio... Ok. Oh. Ah, ma fammi capire una cosa, ci sta... Quello là che ci sta ancora provando ad attaccare, no? No. L'abbiamo liberato? No. Allora, devo capire un attimo una cosa, aspettate, perché c'ho qua... Ah, non posso beccarlo ancora. Mazza. Vai. L'ho liberato, vai. Ah, devo stare attento quando ruggisce. Vai. Attenzione, attenzione. Dai, aspetta. Vai così, vai. Vai. L'ho liberato, penso. Ok, penso che l'abbiamo liberato. A questo punto penso che sia questo il punto, no? Ora vediamo, eh. Ah, ma sta qua dentro nascosto. Era costui che era rimasto da solo. Infatti noi l'avevamo beccato all'inizio, ma poi non ho capito che fine aveva fatto, era scomparso. Vabbè, vediamo se ci fanno passare adesso. Sì.
Astrid, anche ora quel boato sembrava che venisse da queste rovine. C'è solo un modo per scoprirlo. Incredibile, queste sono le rovine più antiche che abbia mai visto, almeno per quanto ricordo. Questo intero complesso sembra antico, come se fosse stato costruito dai primi vichinghi. Mi sono confuso perché ho visto il draghetto a destra. Le incisioni sono piuttosto sbiadite, ma un nome viene visualizzato più e più volte. Bark, 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 come Bork l'audace. Mazza, qua se ne carica pure tutto. Poi adesso siamo in tre. Qualunque sia la causa di quel boato, sembra che qualcuno si trovi in difficoltà. Dobbiamo proteggerlo dai cacciatori. Tempestosa e io custodiremo l'entrata. Te pareva? Se ti metti nei guai o hai bisogno di cure, sai dove trovarci. Vabbè, sei sicuro che non sia una buona idea? Paccio e io non siamo esattamente esperti in questo. Ve la caverete, Tempestosa e io abbiamo sensazioni positive su di voi. Grazie, come al solito. Non ci date una mano per niente. Vabbè, esplorare le rovine. Perfetto, ragazzi. Anche questo episodio lo possiamo terminare qui. Abbastanza lungo, ve l'ho portato. Naturalmente, qua sotto il video, qua sotto il video, su un commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.